Bentornati e buona domenica. Io sono Ardena, guida turistica Torino e anche questa sera in collaborazione con Mole24 sono qui per il nostro appuntamento con la Finestra su Torino. Questa sera andiamo a parlare di una famiglia tremendamente importante, perché nata come ramo cadetto, diventerà quella dei re d'Italia. Di chi sto parlando? Dei Savoia Carignano. E lo faremo attraverso le due residenze per loro emblematiche, il Palazzo Carignano di Torino e il Castello di Racconigi, che è già in provincia di Cuneo, per quanto sia più vicino a Torino che non a Cuneo. Pronti? Anduma! Il quartiere dei Principi di Carignano nasce ad appendice del taglio della Contrada Nuova, in realtà pochi anni dopo, e anche pochi anni dopo la nascita del ramo cadetto. Il primo principe è il principe Tommaso, capostipite appunto dei Savoia Carignano. Emanuele Filiberto il Muto invece sarà quello che commissionerà il palazzo privato della famiglia. Commissione che viene data a Guarino Guarini, il quale inizia a edificare questo palazzo nel 1679. Nel 1684 era terminato, quantomeno nella parte che noi conosciamo come la parte più antica, che è quella che vedete in questa immagine. L'elevazione a tamburo che vedete nella fotografia, scopriremo fra poco che cosa ospita ancora oggi, in realtà cosa ha ospitato nel tempo e che cosa ospita oggi. Susseguirsi di lavori per ingrandire il palazzo, fatti via via nel corso del tempo, l'immagine che vedete adesso però è ancora quella della parte antica, è il vecchio giardino, oggi cortile privato della residenza, su cui si affaccia appunto questa struttura più alta che era quella della sala da ballo. Le tre finestre centrali sono quelle che oggi ospitano invece il primo Parlamento subalpino. La scala segue l'andamento della facciata, linee concave e convesse, quindi scalini di conseguenza concavi e convessi. Vedete da una parte e dall'altra dell'aula come le scale siano strutturate, sempre su progetto dell'architetto Guarino Guarini. Barocchissimo naturalmente. E questo invece è l'accesso a quelli che ancora oggi sono chiamati appartamenti dorati, dove i principi di Savoia Carignano sono nati. Lui è Emanuele Filiberto il Muto, in realtà chiamato così, ma mandato a studiare, aveva un precettore severissimo, impara a parlare correntemente cinque lingue. E invece qui il principe Tommaso con la sua augusta consorte Maria di Borbone e Soissons. Donna ricchissima, ora potete capire molte cose. E questi sono appunto gli appartamenti dorati, quelli tutti dipinti da Stefano Maria Legnani, il Legnanino, ancora oggi conservati. Questo letto invece viene comprato da Pietro Accorsi, che è stato il più grande collezionista per conto di Casa Savoia tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Gli arredi sono ancora in parte preservati, quantomeno tutte le dorature alle pareti e tutti gli affreschi. E naturalmente non c'è bisogno di spiegarvi per quale ragione vengano chiamati appartamenti dorati, anche questi sono visitabili. La scala invece è elicoidale a chiocciola che portava sui vari livelli e che naturalmente non era quella molto più aulica che abbiamo visto prima, che veniva poi utilizzata dai deputati per raggiungere l'aula. E sì, perché la vecchia sala da ballo dei Savoia Carignano verrà convertita nel 1848 in primo Parlamento subalpino. Attenzione, questo è importante. Non possiamo parlare di Parlamento italiano, perché il Parlamento italiano verrà costruito soltanto dopo l'Unità d'Italia, dall'altra parte del palazzo. Qui è il soffitto, vedete che il soffitto ha delle parti in vetro, naturalmente questo è un retaggio in realtà ancora più antico, quando nelle sale da ballo il connubio, candele e grandi tende era sempre fatale, quindi era funzionale avere più luce naturale possibile. Quindi a partire dal 1859 però si incomincia a strutturare un'altra ala del palazzo, che è la parte più nuova sostanzialmente. Questo è l'ingresso con il grande scalone con tutte le bandiere e lui naturalmente non ha bisogno di presentazioni. È il conte di Cavour. Camillo Benso è uno dei busti che ci accoglie all'interno del Museo Nazionale del Risorgimento. E qui vedete l'aula che avrebbe dovuto ospitare il Parlamento italiano. Dico avrebbe dovuto perché di fatto verrà costruita, affrescata, ma mai ammobiliata, perché quando viene terminata la capitale era già a Roma e nemmeno più a Firenze. La facciata nuova del palazzo e di fronte quella che oggi è la Biblioteca Nazionale, un tempo antiche scuderie di Palazzo Carignano. Oggi quello che era il cortile privato è diventato una piazza pubblica intitolata al re Carlo Alberto, che è il re che avete visto nella statua. È lo stesso re che ha commissionato l'ingrandimento e l'abbellimento del castello di Racconigi, quello che vedete in queste immagini. Una trentina di chilometri la separa da Torino, strada che veniva fatta dai Savoia Carignano in carrozza per
per passare ore liete, giornate liete all'interno di quello che è il grandissimo parco, eletto nel 2010 il parco più bello d'Italia. La facciata lato parco è quella che avete visto nella foto precedente, qui invece vedete il grande ingresso col salone d'Ercole, quello che tiene entrambe le altezze della residenza. Ci sono delle piccole chicche, come per esempio il salotto etrusco, che è questo salottino fatto sulla moda dei ritrovamenti etruschi dell'Ottocento, ed era il salotto privato del re Carlo Alberto, dove lui dava udienza ai suoi ospiti in lusso. Una serie di gallerie permettevano di dare accesso o al piano inferiore alle cucine, che sono bellissime, oppure al piano superiore con quelli che erano gli ambienti privati, contrapposti naturalmente alle sale di rappresentanza del primo piano nobile. Quella che vedete in foto è la camera da letto di Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, ritratta sulla sinistra, e poi Vittorio Emanuele II, suo marito. Tutta una serie appunto di salottini privati, di studioli, che ci fanno capire che qui la vita scorreva normalmente. E poi la camera da letto di Elena del Montenegro e Vittorio Emanuele III, rifatto su modello di quello che era il panfilo del loro viaggio di nozze, e in questo letto è nato questo bel giovincello. 15 settembre del 1904 nasce Umberto II, il nostro ultimo re d'Italia. Ma anche per oggi la finestra su Torino si chiude qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata e a domani.